Dopo il flop della prova per i circa 8.500 selezionati al concorso per il Sud a causa della rinuncia allo scritto di oltre il 35% degli aventi diritto, vengono ora riammessi all'esame i circa 70.000 esclusi al primo turno. Cambiano in corsa dunque le regole per il concorso Sud previsto ora per martedì 22 giugno, dove in ballo ci sono 2.800 posti di tecnici da assumere con contratto a tempo determinato nella pubblica amministrazione del Mezzogiorno. Passaggio fondamentale dell'iter del piano di ricostruzione dell'Europa, il Recovery Plan. L'obiettivo del governo resta quello di garantire in 100 giorni, entro la fine di luglio, la conclusione della selezione e la firma dei contratti di lavoro dei vincitori. Secondo i critici si tratta di un rimedio peggiore del male, con il rischio di assumere tecnici con profili diversi da quelli richiesti. Ecco, in questi giorni stiamo assistendo a questo grande concorso, detto concorsone per il reclutamento, con tante difficoltà dovute sia alla fretta di assumere, sia alle difficoltà legate al Covid. Secondo me è importante chiudere questi concorsi, chiuderli bene, ma anche assumere persone da formare, perché con una buona formazione si possono inserire negli uffici persone capaci e la nostra amministrazione, il nostro Stato ne ha bisogno moltissimo.